superato se stesso per l'ennesima volta, bocciando una nostra proposta di rendere, per un discorso di diagnosi precoce, i ticket sanitari per l'accertamento di patologie legate alla diffusione delle ceneri dell'inceneritore gratuiti. Questa è una cosa incredibile. L'hanno stabilito nel percorso per la costruzione dell'inceneritore della Piana Fiorentina, che dicono essere un inceneritore di ultima generazione e non inquinante, mistificando addirittura i dati rispetto all'aria che si respira nella piana, però hanno prudentemente suggerito di fare un monitoraggio, una sorveglianza dell'aria di tipo epidemiologico, ma hanno rifiutato che i cittadini possano avere la gratuità e l'accesso agli accertamenti sanitari quando questi cittadini vivono vicino a inceneritori di vecchissima generazione. È una cosa folle. Io credo che si sia veramente al delirio da questo punto di vista. Il PD non sa più da che parte rifarsi per far male ai cittadini toscani. Speriamo davvero che ci se ne ricordi alle prossime elezioni. Piccola vittoria del Movimento 5 Stelle, è stato approvato il nostro atto che chiedeva di sposare l'indirizzo politico della Carta dei Comuni SIL. Sono quei comuni dove nel loro territorio hanno siti di inquinamento di interesse nazionale che richiedono con urgenza degli interventi di bonifica, dei progetti di bonifica e delle risorse per fare queste bonifiche. Ad oggi non è stato fatto nulla, con questo sollecitiamo il governo ad intervenire, e tutto questo è stato fatto grazie all'intervento del Movimento 5 Stelle. Due importanti vittorie oggi per il Movimento 5 Stelle Toscana. Abbiamo impegnato la Giunta per le Camere di Commercio a livello nazionale perché mantenga i livelli occupazionali che ci sono sempre stati finora e tutte le funzioni. La seconda invece è per i contratti di solidarietà. Erano finite le risorse per l'integrazione ai contratti di solidarietà per le domande presentate entro il 5 agosto 2015 e abbiamo chiesto e ottenuto dalla Giunta 5 milioni di euro affinché tutte le domande presentate entro quella data vengano esaurite e i cittadini, i suoi lavoratori, possano ricevere quel che spetta loro. In Consiglio regionale ci siamo battuti contro la proposta di risoluzione del PD che vuole dare una soluzione alla fusione dei comuni. Vuole istituzionalizzare una nuova interpretazione dei referendum. I referendum avvengono nei distinti comuni in modo indipendente e si vuole valutare il voto nell'intero complesso, non valutare i singoli comuni. A fianco di questo si promettono molti soldi per andare a fusione. Noi come Movimento 5 Stelle siamo favorevoli alle fusioni sotto i 5.000 abitanti, però a fronte di un processo partecipativo. Noi vogliamo che i cittadini siano coscienti della scelta che vanno ad operare verso la fusione e non vogliamo che sia travisato il referendum consultivo. Il PD lo sta travisando perché va a interpretare il referendum. Il referendum ha un risultato o sì o no, non si può interpretare nella totalità dei voti. Allora sì che ci siano anche tanti soldi, ma che il cittadino sia consapevole. Questa è stata la settimana del Consiglio regionale. Ancora una volta l'Ufficio di Presidenza non ha garantito affinché tutti i punti dell'ordine del giorno venissero discussi nella seduta. La seduta di fatto non viene prolungata, viene ristretta a un determinato orario e questo non ci permette di discutere di tutti i punti dell'ordine del giorno, tra i quali avevamo presentato la mozione riguardante le cooperative che hanno truffato i soci. Quindi questa settimana è una settimana che ci ha portato ulteriormente a vedere quali sono le problematiche di questa regione. Lotteremo affinché ci sia un regolamento che ci consenta di fare il nostro lavoro di consigliere e non di segretari di partito, segretari regionali, che invece di stare presenti in aula o di allungare quelli che sono i tempi dell'aula se ne stanno nei propri uffici a pensare ai propri affari. Noi vogliamo difendere la Carta Costituzionale soprattutto in tema di referendum. Vogliamo che i referendum consultivi siano rispettati per ogni singolo comune quando si va a fusione. Non ci dimentichiamo che la Carta Costituzionale è così com'è. È il testamento spirituale di 200.000 morti che si sono battuti per la democrazia e per la libertà. Qualora si andasse ad intaccare i principi fondamentali della nostra Costituzione,
parlo dell'articolo 3 in questo caso, dell'articolo 5, soprattutto sulle fusioni, noi faremo le barricate.